abbiamo perso il piacere e il coraggio di pensare. Abbiamo perso la capacità di immaginare che la nostra azione è decisiva per noi e per gli altri. Ci lasciamo troppo spesso trascinare da quello che succede e basta, e non pensiamo che tutto quello che è successo fino ad oggi, la bellezza di cui siamo circondati, figlia di secoli di scelte, di persone che hanno scelto di agire e che hanno, non per un buonismo di formale, ma per se stessi, perché scegliere di agire per la propria terra significa in primo luogo agire per se stessi, significa prendere posizione, ascoltarsi, capire quali sono i propri sogni, quali sono i propri talenti e quindi pensare a quello che davvero si è, e a quel punto smettere di avere paura, prendere un po' di coraggio sulle spalle, accettare anche dei sacrifici, ma mettere in pratica la propria personalità, trascinarla fuori, metterla a frutto, a terra, mettere a terra i propri sogni e vedere che piano piano tutti questi diventano una trasformazione collettiva di un territorio in cui noi possiamo vivere e stare meglio. E alla fine è quello che vogliamo tutti, essere un po' più felici. E per la cosa bella è che tutto quello che è potenzialmente ancora inespresso c'è, non è ancora stato distrutto. Inespresso vuol dire che possiamo farlo, e quindi attende cosa? Persone che si prendono la briga di farlo, perché quel potenziale c'è, basta che venga valorizzato in termini di narrazione, di struttura e anche di accoglienza. Quando impareremo a essere davvero accoglienti nella nostra terra, per chi viene fuori, dimostreremo che sappiamo prenderci cura anche della nostra terra, anche per noi che ci viviamo.